Oggi è una giornata storica per Ethereum perché è stato implementato uno degli aggiornamenti più importanti degli ultimi anni. Il nome in codice è Hard Fork London e l'effetto immediato più appunto discusso e chiacchierato e atteso è il fatto che da oggi in poi vengono bruciati, distrutti continuamente degli Ether a ogni transazione, rendendo la coin una maggior riserva di valore e meno inflazionistica rispetto al passato. Ci sono tanti dubbi e tante domande che aleggiano intorno all'evento di oggi, quindi ho deciso di fare un video dove vi spiego per filo e per segno che cos'è successo, che cosa cambierà, cosa ci dobbiamo aspettare come impatto sul prezzo di Ethereum e insomma tutto quello che c'è da sapere spiegato nella maniera più semplice possibile ma completa come al solito. Io vi faccio anche una domanda prima di iniziare, ovvero vi chiedo quali sono le vostre aspettative da Ethereum dopo questo aggiornamento nel medio-lungo termine, che è l'orizzonte temporale sul quale impatterà. Fatemelo sapere nei commenti così ne discutiamo e adesso andiamo a vedere spiegato bene che cos'è questo hard fork e che cos'è cambiato da oggi. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. London è il nome in codice che è stato dato all'ultimo importante aggiornamento di Ethereum. Questi aggiornamenti vengono implementati tramite hard fork. La prima domanda che viene fatta è: ma come mai hard fork se poi rimane una sola chain? Questa è una curiosità interessante per chi non conosce magari in maniera approfondita il funzionamento dei fork. Ogni qualvolta occorre modificare il protocollo alla base di uno dei principali, delle principali chain con proof of work, occorre per forza di cose andare a creare una chain parallela con il protocollo modificato. I miner da lì in poi decideranno se seguire la vecchia chain oppure spostarsi sulla nuova. Nelle situazioni in cui c'è un consenso unanime, ovviamente non esisteranno due chain. Perché? Perché la vecchia non ha ragione di esistere. Che motivo c'è di dividere l'hash power o di continuare a minare una chain che eventualmente non utilizzerebbe più nessuno? Perché tutti gli user, gli exchange, i wallet si sono spostati sulla nuova, non c'è più convenienza e non ha più alcun senso. Di conseguenza c'è un esodo dei miner, uno spostamento appunto sulla nuova chain. La vecchia chain scompare, lo storico della vecchia chain chiaramente rimane perché la suddivisione nella nuova chain mantiene per ovvi motivi tutto quanto lo storico e alla fine è come se fosse stato eseguito un aggiornamento per gli utenti in maniera silente, proprio perché uno non deve fare assolutamente nulla. Il motivo per cui gli exchange e i principali provider di servizi come i wallet magari fanno un attimo una pausa e dicono non movimentate Ether durante il fork è proprio perché uno, vogliono fare l'aggiornamento dei client, vogliono sistemare le cose e due, vogliono accertarsi che comunque ci sia il consenso totale. Nel caso in cui ci fosse uno split del consenso, quindi alcuni miner decidono di rimanere sulla vecchia chain e altri vanno sulla nuova, succede un po' quello che era accaduto con Bitcoin Cash, con Ethereum Classic, insomma continuano a esistere due chain parallele con le due regole diverse. Ripeto, non è il caso di questo fork perché, come avrete visto, è rimasta come unica chain con consenso unanime quella che ha eseguito l'aggiornamento. Poi, quali sono, l'altra domanda, quali sono gli aggiornamenti concreti che sono stati introdotti con questo fork? Allora, sono stati introdotti questi 5 EIP. EIP sta per Ethereum Improvement Proposal e sono dei codici, hanno un codice numerico che rappresenta, ogni codice numerico rappresenta uno specifico aggiornamento, uno specifico cambio di protocollo. In particolare, a noi interessano il 1559 e il 31 98 che sono legati tra loro, il 3554, gli altri due sono più tecnici, quindi lasciamo stare. Allora, il 1559 è quel famoso cambio di economia che
sostiene che sta dietro alle gas fee. Come sapete, l'aggiornamento London ha come effetto principale quello di introdurre il burn, la distruzione degli ether, che in passato invece venivano pagati ai miner come gas fee per prioritizzare la transazione. In passato funzionava in questo modo, era una sorta di asta dove chi pagava di più vedeva la sua transazione andare avanti per prima, motivo per cui quando la chain era satura, quello che accadeva è che c'erano sempre più persone disposte a pagare di più per riuscire comunque a fare transazioni nel breve periodo, e quindi se uno aveva poco capitale o poco da spendere in fee rimaneva in sostanza tagliato fuori, doveva aspettare che la congestione terminasse. Adesso non è che cambiano le cose e le gas fee non costano più niente, perché c'è sempre un sistema, quello basato appunto sulla base fee, parametro introdotto dall'AP 3198, che però è dinamico, è più prevedibile, chiamiamolo in questo modo, diciamo così. La base fee è un parametro dinamico che varia in base alla congestione del network. Più il network è congestionato, più la base fee aumenta. Più il network è libero, è scarico, più la base fee diminuisce. E con essa le dimensioni del blocco aumentano o diminuiscono. In sostanza, quando c'è una base fee elevata, quindi quando c'è una forte congestione, io non è che mi troverò a pagare meno, arriverò a pagare delle gas fee che sono paragonabili esattamente al passato. La differenza è che le gas fee non vengono più date ai miner, cioè la base fee non viene più data ai miner, ma viene appunto bruciata, viene distrutta. Oltre alla base fee, in realtà c'è una parte che si chiama tip, che vuol dire appunto mancia, che si può aggiungere alla propria transazione per allungarla ai miner, immaginatevi, e dirgli guarda, fai passare prima me. Funziona di fatto così. E verrebbe da pensare, beh, ma allora non è cambiato niente? No, in realtà la base fee è obbligatoria, quindi in sostanza non si può lanciare una transazione che abbia un gas incluso minore della base fee. Quindi non si incagliano più transazioni, non si rischia di riempire la mempool di transazioni inutili, e magari ci sono meno incentivi, perché in passato era accaduto che i miner magari andassero a gonfiare artificialmente il costo del gas, perché di fatto ci guadagnavano loro. Una delle principali conseguenze dell'AP 1559 è proprio a carico dei miner, che si vedono i profitti, che vedono i loro profitti ridotti drasticamente, in particolare quella parte dovuta alle gas fee spese da chi utilizza Ethereum, venivano intascate ovviamente dai miner. Per darvi un'idea, guardate questo grafico che mostra negli ultimi mesi, nell'anno 2021, la proporzione tra le gas fee date dalle transazioni e le gas fee date invece dagli ether erogati a ogni blocco. Come sapete, ogni blocco vengono generati 3 ether, mi pare, e vengono dati a chi mina il blocco, esattamente come con Bitcoin. Oltre a questo, on top, diciamo, ci sono anche le fee pagate da chi utilizza il network, e anch'esse vengono date ai venivano o meglio date ai miner. E praticamente siamo arrivati, prima di questi ultimi mesi, dove c'è stato un po' lo spopolare dei layer 2 che hanno scaricato moltissimo Ethereum, ma se vi ricordate nei primi mesi dell'anno 2021, quando c'era comunque un utilizzo estremamente intensivo di Uniswap, di piattaforme DeFi e anche degli NFT, perché anche OpenSea, la creazione di NFT, il trasferimento, sono tutte cose che consumano gas fee, di fatto ciò ha portato a una proporzione 50-50 all'incirca tra il profitto per i miner dagli ether erogati ogni blocco e le transazioni. Adesso sicuramente ci avevano già fatto un po' l'abitudine, perché tra Polygon, i rollup, tutti i layer 2 esistenti, Ethereum si è scaricata molto, le gas fee sono molto diminuite, come potete vedere anche appunto da questi grafici, ma adesso dal fork London in poi sicuramente questa parte rossa del profitto dei miner dato dalle transaction fee
si minimizzerà. Non dico che andrà a zero, ma si minimizzerà. Molti miner per questo motivo sono migrati su altre chain, ma già da un po', ad esempio su Ethereum Classic oppure su Ravencoin, quelle chain chiaramente che hanno un algoritmo di consenso simile a Ethereum e sono compatibili quindi con i mining rig di Ethereum, ma molti sono rimasti dicendo che comunque appunto vedendo più la riserva di valore in Ethereum e vedendolo più come investimento a lungo termine. Questo da un punto di vista economico è bene per gli holder, perché comunque riduce anche la pressione in vendita degli Ether. Comunque i miner ricevono meno Ether e quindi sono più incentivati a detenerli, proprio perché si instaura di più una logica di riserva di valore più che di liquidazione immediata, di vendita subito per ripagarsi i costi, cosa che magari accadeva prima. La minor inflattività di Ethereum è proprio una delle conseguenze principali, nonché la più importante sul valore di lungo termine di Ethereum, che questo aggiornamento ha dato. Prima di concentrarci su questo e sui burn, quindi su quanti Ether vengono bruciati e sul possibile impatto sul prezzo, andiamo un attimo a spendere due parole sull'IP3554, che è il delay, il ritardo della difficulty bomb. La difficulty bomb è un espediente creato dagli sviluppatori di Ethereum per diciamo imporre che ogni tot vengano fatti aggiornamenti, altrimenti si attiva la difficulty bomb, che altro non è che un incremento esponenziale della difficoltà che va ad allungare in maniera importante i block time di Ethereum. Anziché 10 secondi si allunga e quindi rende sempre, cioè progressivamente più inutilizzabile la chain, e quindi dice: oh, dovete fare un aggiornamento per posticiparla. Questo è un po' l'obiettivo, per tenere una timeline, e è stata posticipata al 1° di dicembre di quest'anno, data in cui presumo poi ci sarà un altro posticipo e così via. Comunque andiamo adesso a concentrarci su quello che è l'aspetto più importante, ovvero sui burn, sul cambio dell'economia, perché le domande principali che ho ricevuto sono state proprio: ma quindi adesso devo aspettarmi un pump del prezzo? Cosa succede esattamente? E l'altra domanda, in cui in parte abbiamo già risposto, è: ma quindi adesso le fee costeranno poco? Possiamo tornare a usare Ethereum anche con un capitale basso? Allora, la risposta a entrambe le domande è no. Ve lo spiego subito il perché. Innanzitutto il burn sì, è una notizia positiva e c'era molto hype dietro. Io in verità oggi mi aspettavo un sell the news, diciamo, ovvero tutti si aspettavano da mesi questo evento e non so che cosa si aspettassero sul prezzo. Oggi l'evento avviene, di fatto di conseguenze a breve termine non ce ne sono, perché sì, iniziamo a bruciare Ether, ma dall'oggi al domani non cambia nulla, ok? È una cosa appunto sul lungo termine, quindi ho detto: boh, magari si spegne l'hype e la gente dampa perché, non lo so, si aspettavano chissà che cosa. Invece apparentemente non è successo, anzi il mercato ha tenuto molto bene per ora, stiamo a vedere, e questo mi fa ben sperare comunque sul trend anche di medio termine di Ethereum. Lo analizzeremo meglio nella prossima live, perché adesso non voglio parlare di grafici, però ripeto, è sicuramente una cosa positiva. Da questo punto di vista è stato un successo. Altra cosa, il costo delle gas fee. Allora, come vedete, la base fee è dinamica, come vi dicevo, e varia in base alla congestione del network. Siamo partiti subito dopo il fork tra i 40 e i 50 Gwei, adesso è abbastanza altina. Se noi andiamo a vedere in particolare, ero convinto, scusate, di averla già aperta, ma in realtà no, andiamo a vedere su Etherscan il costo delle transazioni, ecco, vedete che è ancora abbastanza alto. Ma perché? Perché adesso ci troviamo in una situazione dove la chain è molto stressata, molto utilizzata, e soprattutto c'è la mempool piena, anche perché c'erano molte transazioni in coda, magari anche durante o a cavallo dell'aggiornamento, quindi è una situazione immagino temporanea. Comunque guardate, i maggiori utilizzatori del gas al momento sono in particolare OpenSea, vedete gli NFT sono molto carichi, e Uniswap, quindi sempre NFT e DeFi sono i maggiori utilizzatori della blockchain Ethereum, nonché le stablecoin, gli smart contract delle stablecoin. Pertanto la base fee sarà proporzionale all'utilizzo, all'intensità di utilizzo proprio di queste piattaforme, come
sempre stato. In sostanza, immaginiamoci, per semplificare, diciamo pure che non cambierà nulla lato utente sull'impatto che le gas fee avranno per noi. Ecco, adesso c'è uno spike esattamente in questo momento, non so per quale ragione, ma vedete qua potete controllare l'andamento della base fee. Io vi lascio il link in descrizione, così potete vedere questo tool. E a noi interessa la base fee perché viene bruciata. Quindi, come vedete, più è alta la base fee e più è alto il numero di Ether che vengono bruciati in questo specifico blocco. Al momento abbiamo già 1100 Ether bruciati dall'aggiornamento, quindi insomma direi niente male. Non diventa deflattivo, come anch'io erroneamente ho detto alcune volte, ho utilizzato un termine improprio, ma diventa meno inflattivo perché comunque vengono erogati sempre i 3 Ether per blocco. 3 o 2, non mi ricordo esattamente quanti sono, lo ammetto, ma quelli che vengono bruciati tendenzialmente mi aspetto siano meno di quelli erogati, quindi abbiamo comunque un'inflazione di fatto molto più controllata, e questo, ripeto, impatta sul lungo termine perché rende cioè introduce una componente comunque di conservazione del valore di scarsità un po' maggiore rispetto a quanto era fino adesso, dove era più o meno non il doppio l'erogazione di Ether, ma comunque un fattore 1, qualcosa. E quindi questo è ciò che ci dobbiamo aspettare, un maggior valore intrinseco nel lungo periodo, ma lato speculativo non cambia nulla nel breve, e lato cambiamento delle fee anche qua non cambia nulla. Tuttavia l'hard fork è stato un successo perché non ci sono stati problemi tecnici, è stato implementato subito, c'è stato consenso unanime su quella singola chain, i burn sono partiti alla grande, c'è stato grande entusiasmo nella community di Ethereum e il prezzo non ne ha risentito con un dump, quindi direi che per concludere meglio di così non poteva andare. Io vi chiedo ora cosa ne pensate voi, di nuovo ditemelo nei commenti così ci confrontiamo. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.